Buonasera, grazie di essere intervenuti con tutto quello di difficoltà che comporta essere qui. Vedo che ci sono più stranieri che indigeni e questo mi fa piacere. D'altra parte è il periodo degli acquisti natalizi e i castelvetrenesi forse non hanno ben capito che qui se ne possono fare di ottimi acquisti natalizi. Io apprezzo molto questa iniziativa perché vede presente delle persone che si mettono insieme a fare delle cose, il che diventa sempre più raro. Perciò io cemone e vedremo che potremo fare. Questo è un segno estremamente positivo, specialmente quando viene dai più giovani, perché aggregarsi in una direzione verso una finalità concreta, positiva, mi pare uno dei pochi segni di ottimismo che possano essere espressi soprattutto dalle nuove generazioni in un momento così drammatico quale quello che stiamo attraversando. Questo libro io l'ho letto, perché ovviamente ne faccio parte per caso, e quindi l'ho letto come qualsiasi lettore lo ha letto e lo leggerà, e mi ha emozionato ovviamente, essendo stata come tutti involontaria e drammaticamente lacerata protagonista di quei giorni. Quindi ho potuto cogliere questa anima collettiva che si crea all'interno delle pagine, perché le testimonianze sono tante e sono ovviamente tutte diverse, ma hanno un pathos comune, che è quello dello sgomento, della devastazione interiore che ti assale quando un evento così atroce ci bagna di sangue, anche se siamo ben protetti nelle nostre case. Io ci sono per caso perché non sono stata, sono uscita fuori tema. Quando Salvatore mi ha detto di questa pubblicazione, avevo scritto nel 2009, subito dopo un incontro organizzato da Salvatore Borsellino in via D'Amelio per celebrare il 17° anniversario, alla fine di una giornata, più giornate anzi, dense di avvenimenti e di fortissime emozioni, avevo scritto un racconto proprio il giorno dopo e quindi Salvatore ha bontà sua voluto inserirlo, perché i protagonisti comunque sono loro. Quindi io non parlo precisamente della mia emozione di quei giorni, ma l'emozione continua, e questo è forse importante, forse per questo il mio editore preferito ha inserito il racconto, perché l'emozione continua e in ciascuno, io lo vedo nei giovani che vengono da tutta Italia ogni anno in via D'Amelio il 19 luglio, dove io vengo chiamata a leggere il giudice Paolo e questo canto che scrisse all'indomani del funerale di Borsellino. Questi giovani vengono da tutta Italia e fanno sacrifici e pagano le spese e si spendono con tutta l'anima in cose concrete e in, soprattutto entusiasmo per questa resistenza in direzione di una verità che dovrà venire fuori prima o poi, auguriamocelo guai. Speriamo che il messaggio dei Maya sia proprio questo: il mondo non cade, ma speriamo che cada il cattivo mondo nel quale abbiamo avuto l'avventura di essere presenti. Quindi aspettiamo questo cambiamento. Bando alle ciance e vi leggo questo mio racconto per cominciare. Abbiate la bontà di ascoltare se il microfono ci aiuterà. Si chiama Fratelli. Mi è parso di vederli, seduti uno accanto all'altro, alla ricerca di un gioco da giocare, all'angolo tra Piazza Maggione e una delle tante stradine che in essa sbucavano. La guerra c'è ancora. Gli alleati hanno già esploso le loro bombe sulla città già straziata dall'indigenza. C'è di sicuro in atto la guerra, quella per la ricostruzione, la sopravvivenza, il lento riprendere del cammino di tutti. Non lo so che anno sia. Vedo le vostre belle facce, serie, insieme felici, state cercando un gioco da giocare. E qui tutto il bene del mondo, per voi, poter spaziare nella grande piazza, nella fantasia, nell'essere insieme liberi di scegliere, di vivere. Paolo è il maggiore, è un ragazzino serio, studioso, attento. Salvatore, più piccolo di 2 anni, lo segue come un canuzzo. Per lui Paolo è un maestro di vita, è uno già grande di esperienza, ha tutto da insegnargli. È il suo mito. Rita è ancora più piccina,
È proprio piccirilla, tutta occhi e sorrisi. È felice perché oggi i fratelli l'hanno invitata a partecipare al gioco che di solito è riservato ai maschi. Per oggi no. Io vedo, impunemente, intrufolandomi in una memoria che è vostra, con delicata indiscrezione. Oggi a Rita è stato concesso. Paola ha detto, dai, scendiamo, andiamo a giocare, tutti insieme. Né Salvatore ha avuto nulla da dire. Sì, deve essere estate. Il sole riverbera allagando ogni spazio e voi stessi all'ombra delle case. E la via loro, mi pare. Guardate la piazza come si guarda il mare prima di immergersi. Avete bracciate immense perché siete bambini, perché la tristezza, le ansie, la precarietà si possono lasciare grandi quando si scende a giocare. Sì, è estate. Io vedo dei calzoncini corti e le magliette di cotone leggero, la gonnellina di vita è a quadretti bianchi e blu e sopra indossa una camicia bianca ornata di prezioso pizzo sangallo. Come giocherete? Vi vedo parlare sottovoce, cospirando, nascondini, mosca cieca, sì, sì, no, no, perché poi qualcuno si fa male, come l'ultima volta. Alla fine il dado è tratto. Spiccate il volo come uccellini che abbiano sostato anche troppo a lungo su un filo della luce. Adesso siete puntini lontani in movimento, più in fondo, di lato, vicino alla magione. Sta passando un carro, trainato da un mulo. Porta mercanzie in città, dalla campagna. Sì, deve essere proprio estate, intravedo qualche anguria, tenerumi, zucchine. La voce del carrettiere si leva monotona come se fosse di stagno e vibra, abbannia, stanca. Forse è già quasi mezzogiorno, lui deve lasciare la città, non può permettersi che la merce gli resti invenduta, non potrebbe riportarla indietro, anche il muro ne soffrirebbe. Vi seguo ancora per un po' con lo sguardo, correte sudate, ridete, ridete. Mi sono sempre chiesta perché i bambini giocando sentano irrefrenabile il bisogno di ridere. L'una acchiappa l'altra e quella si svincola e scappa e intanto un altro bambino si è aggiunto. Senza nulla chiedere, è entrato nel gioco perché il gioco è un pane grande, appena sfornato, fragrante, divino, da condividere con gli altri. Dai Giovanni, ora tocca a me! E Paola a parlare, e Giovanni si schernisce ridendo, no, io oggi ho le ruote ai piedi, non mi potreste mai acchiappare, e fugge, e gli altri gli corrono dietro, gambette felici, titolini, sudore sulle belle fronti. Mi pare di vedervi. L'estate è oro puro, che nessuna guerra potrà togliere al mondo. Voi siete i sovrani di un regno felice. State accogliendo grano dal cielo per la vostra ricchezza dell'anima fino all'ultimo giorno. Mi pare di vedervi ancora adesso che vi ho visti, Rita e Salvatore, sulla grande platea di Piazza Maggiore, 19 luglio 2009, domenica, come allora, 17 anni dopo. Abbiamo finito, io e gli altri, di raccontare e cantare la storia amara di questa città, di questa terra irriducibile di bellezza e male. Rita in piedi, sta parlando ai convenuti stanchi delle lunghe marce, felici di questa stanchezza sana, che sarà per tutti germoglio di verità. Salvatore è seduto accanto a lei, anche egli stanco di giorni e mesi e anni di ricerca, determinazione, volontà assoluta di giustizia. E io rintraccio sguardi negli sguardi di voi che oggi mi guardate, i vostri occhi penso, così speciali, così limpidi e chiari, dovrebbero grondare cupezza e odio, penso, e invece sono rimasti bambini. Rita sta parlando, Salvatore la guarda. Rita racconta della vostra infanzia in quella piazza, di quando prima che la trasformassero era il labirinto incantato dei vostri giochi. Con Paolo e Giovanni, dice, e le viscere di ognuno si piagano, come le mie, all'unisono. Abbiamo vissuto qualcosa di straordinario in questi giorni. Siamo stati centinaia e centinaia insieme a ricostruire le vicende e le macerie dell'infame storia, a far volare in alto il senso e il ricordo, a compiere il miracolo. Anche Salvatore adesso parla, ma è quasi afano, ha gridato la sua determinazione, la sua resistenza, la ripete come fosse un bisbiglio, ma il senso è ancora grido. Ecco, ecco perché oggi posso vedervi fratellini felici in un giorno di luglio siciliano. E se guardo meglio, mi accorgo che Paolo, il primo della fila, le ali ai piedi, accaldato e allegro, d'improvviso si gira alla mia volta, alla nostra volta. E vedo in quel bambino lo stesso sguardo dolcissimo e incontaminato, quello del giudice Paolo Borsellino.
Io ogni volta che faccio il nome dico la borsa di un nome. Che davvero. Buonasera. La testimonianza che io leggerò è quella di Maria Falcone. Si vive una volta sola. Siamo nel dopoguerra. Giovanni nasce sul finire del 39, in un quartiere, la Calza, che allora era particolarmente degradato e portava i segni del bombardamento. Giovanni, da piccolo, era come tutti i bambini del mondo, particolarmente vivace e intelligente. A scuola era il primo della classe, ma senza essere secchione. Si dedicava allo sport e ad altro. Giocava spesso con gli amici della parrocchia. La mamma lo mandava in parrocchia perché voleva impartirgli un'educazione cattolica forte. Così Giovanni giocava con quelli che saranno i suoi compagni di lavoro, come Paolo Borsellino, ma anche con i ragazzi della Calza che diventeranno uomini agli antipodi della legalità, come Spadaro ed altri. Si fa le ossa nel quartiere e riesce a coglierne le contraddizioni. Giovanni non ha mai avuto direttive su cosa fare della propria vita. Mamma suggerì che diventasse medico. Il nonno materno era stato un ginecologo importante. Papà propendeva di più per la laurea in giurisprudenza. Voleva che facesse il magistrato. Ma erano indicazioni, perché in famiglia si apprezzavano queste professioni. Ma Giovanni amava il mare, lo sport, oltre le materie umanistiche. Gli piaceva anche la matematica. Avrebbe voluto fare l'ingegnere navale. Papà intanto lo aveva iscritto in giurisprudenza e lui ricomincia a studiare senza perdere l'anno. Giovanni non voleva la raccomandazione e così, malgrado fosse stato sconsigliato da amici della mamma della professione a 24 anni, 6 mesi dopo la laurea, partecipa al concorso e lo vince. È già magistrato. Quando Giovanni ha 29 anni, mio padre muore. Loro due avevano un legame speciale. Per lui è stato un grandissimo dolore. Per questa perdita, già era a Trapani, si rifugiò nel lavoro. La mamma muore di infarto a 76 anni. Era vitale, giovanile. Succede all'indomani della strage di Chinnici, nell'83. Questa volta l'ha salvato Chinnici. E la prossima, aveva detto una sua amica. Era come se lo sapessimo tutti. Ma c'era un patto tacito. Volevamo scongiurare il problema. Ognuno lo viveva in maniera diversa, ma senza farla pesare. Avevamo un rispetto reciproco delle nostre scelte. Nessuno di noi si permetteva di interferire in quelle dell'altro. I nostri genitori ci hanno dato una grande educazione democratica. Ci hanno insegnato l'importanza della responsabilità individuale. Io all'inizio gli ho soltanto chiesto, perché l'hai fatto? Perché te ne sei andato con Chinnici? Giovanni ha risposto, si vive una volta sola. E lui aveva scelto di fare questo lavoro. Gli sono stata vicino al momento dell'Addaura, il primo attentato, cercando di sminuire la situazione. Sono stata io a dirgli la frase che ha riportato Ayala. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola. Era una frase che avevo sentito, che ho rielaborato a livello personale e detta a Giovanni, che l'ha fatta sua. Il 23 maggio del 92 stavo preparando la cena per i miei ragazzi. Era sabato. Giovanni mi aveva chiamata. No, non poteva per cena, ma mi aveva detto che passava lo stesso. Quando mio marito ha risposto al telefono, io ho capito dalla sua faccia. Non ho pensato ai miei figli, non ho pensato a nessuno se non a lui. Ho detto, è successo qualcosa a Giovanni? A livello inconscio, la vivevo ogni momento. Il 19 luglio eravamo nella mia casa di Mondello. Con noi, quella domenica, c'era la mamma di Francesca. In quel periodo le sono stata vicina. Io ho perso un fratello, ma lei, ho sempre pensato, ha perso una figlia. Quel dolore di madre è incomparabile.
Eravamo insieme, poi venne Alfredo, il fratello di Francesca. Allora proprio si è avuta la sensazione, da cittadina, con la morte di Paolo, dello scoramento. Paolo ci aveva accompagnati al funerale. In quel momento rappresentava le idee di mio fratello. È stata una guerra civile più che un funerale. Io lo paragono ai Vespri siciliani perché nell'aria c'era una tale violenza di voglia di reagire. Paolo Borsellino ci ha fatto da scorta. Abbiamo lasciato le macchine in via Roma, non c'era posto, un tappeto di auto posteggiate a Piazza San Domenico. Piovicinava. Paolo non aveva l'ombrello e ci fece strada. Ricordo bene la sua giacca verdina mentre ci camminava davanti. Entrammo a stento. C'era una tale bagarre e nemmeno un posto a sedere per noi. La sensazione che si ha è di vivere qualcosa che non ti appartiene. Parto spesso e passo continuamente nel luogo dell'esplosione. Ogni volta mi giro dall'altro lato e recito una preghiera. Quella stella ci deve essere per dire mai più. Io ho voglia di dire, non è finito tutto. Anche Antonio Caponnetto, quando usciva con me dalle scuole, faceva il segno della vittoria con le dita. Ovunque vado, l'ho costato, l'attenzione è molto maggiore rispetto al 92. Questo mi fa sperare tanto. Forse, se c'era qualcosa che doveva finire, era quel modo di pensare. Io vorrò leggere Enrico Reggetti, il cantautore che conoscete, che è molto milanese, nulla fa per usare un poco dal suo dialetto di un'impressione milanese, e mi pare giusto, perché è giusto che non lo facciamo neanche noi, solo che a lei ce lo rimproverano. Sono se c'è un no. Sì, è rilevante. E lui parla tutto, così, è così. E mi piace la sua testimonianza proprio perché è lo sguardo di una persona che non è siciliana, che quindi potrebbe essere farcita, come spesso, troppo spesso è noi a casa, di luoghi comuni. E devo dire che mi ha colpito perché non è farcito di luoghi comuni.